Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Plaumac Laboratori Guidotti S.P.A. Ultimo aggiornamento, 16 settembre 2022. Cos'è Plaumac? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione avvertenze speciali e precauzioni di impiego sovradosaggio effetti indesiderati scadenza conservazione farmaci equivalenti cos'è Plaumac? Plaumac è un farmaco a base del principio attivo olmesartan medoxomil, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina I e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBs, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratori Guidotti S.P.A. Plaumac può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Plaumac 28 compresse rivestite con film 10 mg Plaumac 28 compresse rivestite con film 20 mg Plaumac 28 compresse rivestite con film 40 mg Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Menarini International Operation Luxembourg S.A. Concessionario. Laboratori Guidotti S.P.A. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Olmesartan Medoxomil gruppo terapeutico. Antagonisti dell'angiotensina I forma farmaceutica. Compresse rivestite indicazioni trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Posologia. Adulti la dose iniziale raccomandata di Olmesartan Medoxomil è di 10 mg una volta al giorno. Nei pazienti per i quali questo dosaggio non garantisca un adeguato controllo pressorio, la dose di Olmesartan Medoxomil può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno come dose ottimale. Se è richiesta un'ulteriore riduzione dei valori pressori, la dose di Olmesartan Medoxomil può essere ulteriormente aumentata fino a un massimo di 40 mg al giorno o può essere associata a terapia con idroclorotiazide. L'effetto antiipertensivo di Olmesartan Medoxomil è sostanzialmente raggiunto entro 2 settimane dall'inizio della terapia e raggiunge il livello massimo entro circa 8 settimane dall'inizio del trattamento. Questi dati devono essere tenuti in considerazione nel pianificare un aggiustamento posologico per qualsiasi paziente. Anziani, 65 anni o più, non sono generalmente necessari aggiustamenti posologici negli anziani, vedere sotto per le raccomandazioni posologiche nei pazienti con alterata funzionalità renale. Se fosse necessaria la somministrazione della dose massima di 40 mg al giorno, la pressione arteriosa deve essere attentamente monitorata. Alterata funzionalità renale il dosaggio massimo nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata, clearance della creatinina compresa tra 20 e 60 ml/min, è di 20 mg di Olmesartan Medoxomil una volta al giorno, a causa della limitata esperienza clinica con dosaggi maggiori in questo gruppo di pazienti. L'uso di Olmesartan Medoxomil in pazienti con grave compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min, non è raccomandato, a causa della limitata esperienza clinica in questo gruppo di pazienti, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Alterata funzionalità epatica, non sono necessari aggiustamenti posologici per i pazienti con compromissione epatica lieve. Nei pazienti con compromissione epatica moderata, la dose iniziale raccomandata di Olmesartan Medoxomil è di 10 mg una volta al giorno e la dose massima non deve superare i 20 mg una volta al giorno. Nei pazienti con compromissione epatica che assumono diuretici e barra o altri farmaci antiipertensivi si consiglia un attento monitoraggio della pressione arteriosa e della funzionalità renale. Non vi è esperienza dell'uso di Olmesartan Medoxomil in pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica, pertanto l'uso in questo gruppo di pazienti non è raccomandato, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Olmesartan Medoxomil non deve essere utilizzato in pazienti con ostruzione biliare, vedere paragrafo 4, 3. Popolazione pediatrica La sicurezza e l'efficacia di Olmesartan Medoxomil nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono dettagliati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, tuttavia non è possibile fornire alcuna raccomandazione sulla posologia Olmesartan Medoxomil, non deve essere usato nei bambini al di sotto di 1 anno di età per motivi di sicurezza e per mancanza di dati relativi a questa fascia d'età. Modo di somministrazione. Per una migliore compliance, si raccomanda di assumere le compresse di Plaumac ogni giorno approssimativamente alla stessa ora, indifferentemente a digiuno a stomaco pieno, ad esempio a colazione. Le compresse devono essere deglutite con una sufficiente quantità di liquido, per esempio un bicchiere d'acqua.
le compresse non devono essere masticate. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Ostruzione biliare, vedere paragrafo 5, 2. L'uso concomitante di Plaunac con medicinali contenenti Alischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione, glomerulare GFR. 60 mL/min/1, 73 m/2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: deplezione del volume intravascolare. Nei pazienti con ipovolemia e barra o deplezione di sodio causate da dosi elevate di diuretici, ridotto apporto sodico con la dieta, diarrea o vomito, può verificarsi ipotensione sintomatica, specialmente dopo la prima dose. Tali condizioni devono essere corrette prima di iniziare il trattamento con olmesartan medoxomil. Altre condizioni legate alla stimolazione del sistema renin-angiotensina-aldosterone. Nei pazienti il cui tono vascolare e la cui funzionalità renale dipendono principalmente dall'attività del sistema renin-angiotensina-aldosterone, ad esempio, pazienti con grave insufficienza cardiaca congestizia o affetti da malattie renali, inclusa la stenosi dell'arteria renale, il trattamento con altri farmaci che intervengono su questo sistema è stato associato a ipotensione acuta, iperazotemia, oliguria o, in rari casi, insufficienza renale acuta. La possibilità di effetti simili non può essere esclusa con gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II. Ipertensione renovascolare. Nei pazienti con stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi dell'arteria afferente al singolo rene funzionante, trattati con farmaci che intervengono sul sistema renin-angiotensina-aldosterone, esiste un rischio accentuato di grave ipotensione e insufficienza renale. Alterata funzionalità renale e trapianto renale. Se si somministra olmesartan medoxomil a pazienti con compromissione della funzionalità renale, si raccomanda il controllo periodico dei livelli sierici di potassio e di creatinina. L'uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato in pazienti con grave compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina inferiore a 20 mL/min, vedere paragrafi 4, 2, 5, 2. Non esiste esperienza di somministrazione di olmesartan medoxomil in pazienti sottoposti di recente a trapianto renale o in pazienti con insufficienza renale allo stadio terminale, clearance della creatinina 12 mL/min. Alterata funzionalità epatica. Non vi è esperienza in pazienti con compromissione grave della funzionalità epatica, e pertanto l'uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato in questo gruppo di pazienti, vedere paragrafo 4, 2, per gli aggiustamenti posologici in pazienti con compromissione lieve o moderata della funzionalità epatica. Iperpotassiemia. L'uso di farmaci che intervengono sul sistema renin-angiotensina-aldosterone può determinare iperpotassiemia. Il rischio, che può essere fatale, è aumentato negli anziani, nei pazienti con insufficienza renale, nei diabetici, nei pazienti che assumono in concomitanza altri farmaci in grado di aumentare la potassiemia e barra o nei pazienti con eventi intercorrenti. Prima di prendere in considerazione l'uso concomitante di farmaci che intervengono sul sistema renin-angiotensina-aldosterone, si dovrebbe valutare il rapporto beneficio-rischio e si dovrebbero considerare altre opzioni, vedere anche il paragrafo sotto duplice blocco del sistema renin-angiotensina-aldosterone, RAS. I principali fattori di rischio da considerare per l'iperpotassiemia sono: diabete, compromissione della funzionalità renale, età, 70 anni, associazione con uno o più farmaci che intervengono sul sistema renin-angiotensina-aldosterone e barra o integratori di potassio. Alcuni farmaci o classi terapeutiche di farmaci possono provocare iperpotassiemia. Sostituti del sale contenenti potassio, diuretici risparmiatori di potassio, ACE inibitori, antagonisti recettoriali dell'angiotensina II, antinfiammatori non steroidei, inclusi gli inibitori selettivi della COX, 2, eparina, immunosoppressori come ciclosporina o tacrolimus, trimetoprim, eventi intercorrenti, in particolare disidratazione, scompenso cardiaco acuto, acidosi metabolica, peggioramento della funzionalità renale, improvviso peggioramento delle condizioni renali, per esempio infezioni, lisi cellulare, per esempio ischemia acuta degli arti, rabdomiolisi, trauma esteso. Nei pazienti a rischio deve essere effettuato un attento monitoraggio dei livelli sierici di potassio, vedere paragrafo 4, 5. Duplice blocco del sistema renin-angiotensina-aldosterone, RAS. Esiste l'evidenza che l'uso concomitante di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina II o Alischiren aumenta il rischio di ipotensione, iperpotassiemia e riduzione della funzionalità renale, inclusa l'insufficienza renale acuta.
il duplice blocco del RAS attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina I o all'ischire non è pertanto raccomandato, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Se la terapia del duplice blocco è considerata assolutamente necessaria, ciò deve avvenire solo sotto la supervisione di uno specialista e con uno stretto e frequente monitoraggio della funzionalità renale, degli elettroliti e della pressione sanguigna. Gli ACE inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina I non devono essere usati contemporaneamente in pazienti con nefropatia diabetica. Litio. Come con altri antagonisti dell'angiotensina I, non è raccomandata l'associazione di litio ed olmesartan medoxomil, vedere paragrafo 4, 5. Stenosi della valvola aortica o mitrale. Miocardiopatia ipertrofica ostruttiva. Come con gli altri vasodilatatori, si raccomanda particolare cautela nei pazienti affetti da stenosi della valvola aortica o mitrale o da miocardiopatia ipertrofica ostruttiva. Aldosteronismo primario. I pazienti con aldosteronismo primario non rispondono generalmente ai farmaci antiipertensivi che agiscono mediante l'inibizione del sistema renina-angiotensina. Pertanto, l'uso di olmesartan medoxomil non è raccomandato nel trattamento di questi pazienti. Enteropatia simil sprue. In casi molto rari gravi, in pazienti in trattamento con olmesartan da pochi mesi o anni è stata riportata diarrea cronica con significativa perdita di peso, causata probabilmente da una reazione localizzata di ipersensibilità ritardata. Le biopsie intestinali dei pazienti hanno spesso messo in evidenza atrofia dei villi. Se un paziente manifesta questi sintomi in corso di trattamento con olmesartan, in assenza di altre eziologie evidenti, il trattamento con olmesartan deve essere immediatamente sospeso e non deve essere ripreso. Se la diarrea non migliora entro una settimana dalla sospensione del trattamento, deve essere consultato uno specialista, per esempio un gastroenterologo. Differenze etniche. Come con tutti gli altri antagonisti dell'angiotensina I, l'effetto antiipertensivo di olmesartan medoxomil può essere inferiore nei pazienti di colore, probabilmente a causa della maggiore prevalenza di bassi livelli di renina nella popolazione ipertesa di colore. Gravidanza. La terapia con antagonisti del recettore dell'angiotensina I non deve essere iniziata durante la gravidanza. Per le pazienti che stanno pianificando una gravidanza si deve ricorrere a trattamenti antipertensivi alternativi, con comprovato profilo di sicurezza per l'uso in gravidanza, a meno che non sia considerato essenziale il proseguimento della terapia con un antagonista del recettore dell'angiotensina I. Quando viene diagnosticata una gravidanza, il trattamento con antagonisti del recettore dell'angiotensina I deve essere interrotto immediatamente e, se appropriato, deve essere iniziata una terapia alternativa, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 6. Altro. Come con ogni agente antiipertensivo, un'eccessiva diminuzione dei valori pressori in pazienti con cardiopatia ischemica o patologia cerebrovascolare ischemica può causare infarto miocardico o ictus. Questo farmaco contiene lattosio. I pazienti con rari problemi su base ereditaria di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo farmaco. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Effetti di altri medicinali su olmesartan medoxomil altri farmaci antiipertensivi. L'effetto ipotensivo causato da olmesartan medoxomil può essere potenziato dall'uso concomitante di altri farmaci antiipertensivi. ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina I o all'ischire i dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RARAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina I o all'ischire, è associato ad una maggiore frequenza di eventi avversi quali ipotensione, iperpotassemia e riduzione della funzionalità renale, inclusa l'insufficienza renale acuta, rispetto all'uso di un singolo agente attivo sul sistema RARAS, vedere paragrafi 4. 3, 4, 4 e 5, 1. Integratori di potassio e diuretici risparmiatori di potassio. L'esperienza clinica indica che l'uso di altri farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina in associazione con diuretici risparmiatori di potassio, integratori di potassio, sostituti del sale contenenti potassio o altri farmaci in grado di determinare un aumento dei livelli del potassio sierico, ad esempio l'eparina, può causare un aumento del potassio sierico, vedere paragrafo 4, 4. Tale uso concomitante non è pertanto raccomandato. Farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, IFANS, compresi l'acido acetilsalicilico a dosi 3G/10 di COX, due inibitori, e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina I possono agire in modo sinergico, riducendo la filtrazione glomerulare.
Il rischio dell'uso concomitante di FANS ed antagonisti dell'angiotensina IV consiste nell'insorgenza di insufficienza renale acuta. Si raccomanda di monitorare la funzionalità renale all'inizio del trattamento e di idratare regolarmente il paziente. Inoltre, il trattamento concomitante può ridurre l'effetto antiipertensivo degli antagonisti del recettore dell'angiotensina IV, portando ad una loro parziale perdita di efficacia. Colesevelam, sequestrante degli acidi biliari. La somministrazione concomitante del colesevelam cloridrato, sequestrante degli acidi biliari, riduce l'esposizione sistemica, la concentrazione massima plasmatica e il T-mezzo di olmesartan. La somministrazione di olmesartan medoxomil almeno 4 ore prima del colesevelam cloridrato riduce l'effetto di questa interazione farmacologica. Deve essere presa in considerazione la somministrazione di olmesartan medoxomil almeno 4 ore prima della dose di colesevelam cloridrato, vedere paragrafo 5, 2. Altri farmaci dopo trattamento con antiacidi, magnesio alluminio idrossido, è stata osservata una modesta riduzione della biodisponibilità di olmesartan. La somministrazione concomitante di warfarina e di digossina non ha effetto sulla farmacocinetica di olmesartan. Effetti di olmesartan medoxomil su altri medicinali litio. Aumenti reversibili delle concentrazioni sieriche di litio e della sua tossicità sono stati riportati durante la somministrazione di litio in associazione con inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e antagonisti dell'angiotensina IV. Pertanto l'uso di olmesartan medoxomil e di litio in associazione non è raccomandato, vedere paragrafo 4, 4. Se l'uso di tale associazione fosse ritenuto necessario, si raccomanda un attento controllo dei livelli sierici di litio. Altri farmaci. Nel corso di studi clinici specifici condotti in volontari sani sono stati studiati warfarina, digossina, un antiacido, magnesio alluminio idrossido, idroclorotiazide e pravastatina. Non sono state osservate interazioni cliniche rilevanti e, in particolare, olmesartan medoxomil non ha presentato effetti significativi sulla farmacocinetica o la farmacodinamica della warfarina o sulla farmacocinetica della digossina. Olmesartan non possiede effetti inibitori clinicamente rilevanti sugli enzimi 1,5, 2A6, 2C8, 9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 del citocromo P450 umano in vitro, mentre gli effetti di induzione sul citocromo P450 del ratto sono minimi o assenti. Pertanto, non sono stati condotti studi di interazioni in vivo con gli inibitori e gli induttori enzimatici noti del citocromo P450 e non sono da attendersi interazioni clinicamente rilevanti tra olmesartan e farmaci metabolizzati dai succitati enzimi del citocromo P450. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento con Plaunac sono la cefalea, 7,7%, i sintomi simili influenzali, 4,0%, e i capogiri, 3,7%. Negli studi sulla monoterapia controllati con placebo, la sola reazione avversa inequivocabilmente correlata al trattamento era i capogiri, 2,5% incidenza con olmesartan medoxomil e 0,9% con placebo. L'incidenza era anche in qualche modo maggiore con olmesartan medoxomil in confronto al placebo per quanto riguarda l'ipertrigliceridemia, 2,0% versus 1,1%, e per l'aumento della creatin fosfochinasi, 1,3% versus 0,7%. Elenco tabulato delle reazioni avverse. Nella seguente tabella sono riassunte le reazioni avverse da Plaunac osservate negli studi clinici, negli studi di sicurezza post-registrativi e riportate spontaneamente. È stata impiegata la seguente terminologia per classificare la frequenza delle reazioni avverse. Molto comune, e un decimo. Comune, e un centesimo. Classificazione MEDRA per organi e sistemi. Reazioni avverse frequenza. Patologie del sistema emolinfopoietico. Trombocitopenia non comune. Disturbi del sistema immunitario. Reazione anafilattica non comune. Disturbi del metabolismo e della nutrizione. Ipertrigliceridemia comune. Iperuricemia comune. Iperpotassiemia rara. Patologie del sistema nervoso. Capogiri comune. Cefalea comune. Patologie dell'orecchio e del labirinto. Vertigini non comune. Patologie cardiache. Angina pectoris non comune. Patologie vascolari. Ipotensione rara. Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche, bronchite comune, faringite comune, tosse comune, rinite comune, patologie gastrointestinali, gastroenterite comune, diarrea comune, dolore addominale comune, nausea comune, dispepsia comune, vomito non comune, enteropatia simil sprue, B paragrafo 4, 4, molto rara, patologie patobiliari, epatite autoimmune non nota, patologie della cute e del tessuto sottocutaneo, esantema non comune, dermatite allergica non comune, urticaria non comune, rash non comune, prurito non comune, angioedema rara, patologie del sistema
sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo, artrite comune, dolore dorsale comune, dolore scheletrico comune, mialgia non comune, spasmi muscolari rara, patologie renali ed urinarie, ematuria comune, infezioni delle vie urinarie comune, insufficienza renale acuta rara, insufficienza renale rara, patologie sistemiche, condizioni relative alla sede di somministrazione, dolore comune, dolore toracico comune, edema periferico comune, sintomi simili influenzali comune, affaticamento comune, edema del viso non comune, astenia non comune, malessere non comune, letargia rara, esami diagnostici, aumento degli enzimi epatici comune, aumento dell'urea plasmatica comune, aumento della creatine fosfochinasi comune, aumento della creatininemia rara. Dopo l'immissione in commercio sono stati segnalati casi di epatite autoimmune con una latenza che variava da pochi mesi ad anni, i quali si sono risolti dopo la sospensione di olmesartan. Sono stati riferiti casi singoli di rabdomiolisi in associazione temporale con l'assunzione di bloccanti dei recettori dell'angiotensina I. Informazioni addizionali su popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. La sicurezza di olmesartan medoxomil è stata studiata in 361 soggetti tra bambini e adolescenti di età da 1 a 17 anni, mediante due studi clinici. Sebbene la natura e la gravità degli eventi avversi sono simili a quelle degli adulti, la frequenza degli eventi avversi elencati qui di seguito è più elevata nei bambini. L'epistassi è un evento avverso comune nei bambini, da un centesimo a un decimo, che non è stato segnalato negli adulti. Durante le 3 settimane dello studio in doppio cieco, l'incidenza di capogiri e cefalea durante il trattamento è quasi raddoppiata nei bambini dai 6 ai 17 anni di età, nel gruppo trattato con una dose elevata di olmesartan medoxomil. Il profilo di sicurezza complessivo di olmesartan medoxomil nei pazienti pediatrici non differisce significativamente dal profilo di sicurezza negli adulti. Anziani e 65 anni, negli anziani, la frequenza dell'ipotensione è lievemente aumentata da rara a non comune. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione all'indirizzo http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Sovradosaggio. Sono disponibili solo dati limitati riguardanti il sovradosaggio nell'uomo. L'effetto più probabile causato da un sovradosaggio è l'ipotensione. In caso di sovradosaggio, il paziente dovrà essere attentamente controllato e il trattamento dovrà essere sintomatico e di supporto. Non sono disponibili dati sulla dializzabilità di olmesartan. Scadenza 3 anni. Conservazione. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.